Che meraviglia questa Luana! Bentornata, ciao Luana! Olè. Come stai? Prendiamo il microfono dietro, grazie Edo. Un gelato. Com'è andata questa esperienza, Luana? Molto molto bene, sono molto emozionata di essere qua. Grazie mille. Più che altro perché essere dall'altra parte del palco è un'emozione pazzesca. E beh, è molto molto emozionante. La Luana adesso è emozionata, ma quando ha vinto è stata una iena, per cui è finta emozione. No, no, non è vero. Non sei davvero timida. No, lo sono, lo sono. È stato un bel anno da vincitrice? Assolutamente sì, è stato un anno per cui ho potuto crescere professionalmente con l'azienda Campari. Loro mi hanno sentita, mi hanno fatto sentire in famiglia, quindi questa è una delle cose più importanti. Ed è stato un anno di crescita professionale in cui ho portato in giro per l'Italia sul track il mio progetto personale, molto bello, molto importante. Senti, facciamo anche un po' di pubblicità. Bravo. Dove stai lavorando oggi? Allora, il locale si chiama The Man Dog ed è un locale di Torino dove uno dei miei datori di lavoro è... Ta-da! No? Si può dire, certo. Si può dire, io non volevo fare pubblicità. Comunque lo conosco benissimo il locale. Esatto. È molto molto bello. Già venuta bene. La buona torinese. Non posso mancare. E buon bicchiere. Grazie Luana. Complimenti Luana. Rimani con noi. È dura mollare lo scettro? Sì. No, sono contenta di una cosa, non solamente, perché comunque ho fatto un bel lavoro con l'azienda, adesso mi hanno dato l'opportunità di essere coinvolto in un progetto molto importante che è a livello mondiale, comunque per il calendario 2017 di Campari, che si chiama The Red Daris, ma non posso dire altro perché verrà svelato poi la prossima settimana. Non diciamo. Quindi, grazie Lara, rimani qui con grazie noi. A voi. Applauso per la Luana, per colei che ci darà lo scettro, ne so qualcosa, ecco, il tempo passa per tutti.